canale. Oggi, per il consueto appuntamento sui libri, vi voglio parlare di un romanzo molto recente di Stephen King, del quale, ammetto, ho sentito pareri molto contrastanti. Poi ovviamente alla fine vi darò anche il mio. E è Elevation. Questo appunto è un romanzo pubblicato in Italia nel 2019. Si svolge a Castle Rock, la cittadina inventata da Stephen King nel quale ha ambientato tantissimi suoi romanzi, ultimo tra i quali anche La scatola dei bottoni di Wendy, del quale vi ho parlato qualche video fa. Protagonista di questo romanzo breve è Scott Carey, un uomo separato che vive da solo con il suo gatto. Scott si rende conto che ultimamente c'è qualcosa che non va in lui, poiché dalla bilancia scopre che sta continuamente perdendo peso, anche se la sua forma fisica resta immutata, è comunque un signore corpulento. È come se, diciamo, stesse perdendo la forza di gravità. E la cosa ancora più particolare è che tutto quello che tocca, che sia un oggetto, sia una persona, anche quest'ultimo perde la forza di gravità. Cosicché decide di confidare questo suo problema al suo vecchio medico curante, nonché grande amico, che è Bob Ellis. Bob all'inizio gli suggerisce comunque di fare degli esami, ma Scott rifiuta perché non vuole finire come una specie di fenomeno da baraccone. Anche perché, nonostante questa sua condizione molto particolare, l'uomo non è spaventato, anzi si sente felice proprio per questa leggerezza che ha dentro di sé. Tant'è che decide di sistemare alcune cose all'interno della cittadina di Castle Rock, come per esempio il pregiudizio nei confronti di Deirdre McComb e Missy Donaldson, una coppia omosessuale la quale è malvista dalla cittadina di Castle Rock, tant'è che decidono di boicottare il loro ristorante non andandoci. All'inizio c'è da dire che il rapporto tra Scott ed Deirdre non è proprio il massimo, soprattutto perché la donna sta molto sulla difensiva a causa di tutto quello che subisce giornalmente, però con l'andare del tempo tra i due si instaurerà una bellissima amicizia. Allora, questo romanzo, devo dire, ha un finale molto bello, qualcosa di magico, ma allo stesso tempo molto molto commovente. Infatti non vi nascondo che stranamente, quando sono arrivata alla fine mi sono commossa, anche perché è un finale comunque che non è inaspettato, almeno per me era inaspettato. Sinceramente io mi sarei aspettata o il lieto fine o proprio il finale drammatico. Questo non è né un finale lieto né un finale drammatico, è un finale magico secondo me, che a me è piaciuto tantissimo. È tutto l'insieme, comunque tutto il libro l'ho trovato molto coinvolgente, e la particolarità è che non c'è nulla di horror, ma soprattutto non c'è un antagonista. Cioè, mentre nella maggior parte degli altri romanzi di King c'è sempre un cattivo, qua no. Il tema principale di questo romanzo è il pregiudizio. La storia di Scott e questa sua stranissima perdita di peso gli fa un po' da corollario. Ho trovato molto strano rispetto ai classici di King che ho letto, e secondo me anche per questo motivo che comunque ho letto molti pareri contrastanti. Infatti ci sono molte persone alla quale non è piaciuto questo romanzo proprio per il finale, ma proprio la storia in sé è molto strana, Però a me è piaciuto tantissimo, mi ha commossa, l'ho divorato questo libro nel giro di 3-4 giorni, l'ho terminato, perché comunque è appassionante, cioè ti incuriosisce di vedere come finirà questa storia. Poi, nonostante tutto, è un romanzo molto piccolino, quindi come è stato per La scatola dei bottoni di Wendy, io ve lo consiglio anche come libro da leggere sotto l'ombrellone o in montagna o dove andrete in vacanza, sempre ammesso che si potrà andare. Quindi io, ripeto, io questo romanzo ve lo consiglio. Come sempre voglio sapere però la vostra opinione, se l'avete letto o magari siete curiosi di leggerlo, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticatevi di lasciarmi un bel like e di iscrivervi, perché sono sicura non ve ne pentirete. Detto questo, la pianto di cianciare inutilmente come sto facendo. Vi saluto e vi invito ad attendere il prossimo video che uscirà domenica.